capito se sei stato a Venezia. Venezia. Il lavoro che avete fatto voi. Grazie al Presidente, grazie a Monica, diciamo, che mi ha mandato in questi giorni. Io parlo a nome della comunità, guardate, ci sono persone che sarebbero molto più degne di me. Per ricordare Davide, ovvero Padaloni, vedo Giovanni Bianconi, Roberto Natale, sai quanti le diventi, ti do scusa. E quindi loro hanno percorso dei lunghi tratti professionali, umani e politici con Davide. Quindi ti ringrazio, cerco di esprimere se ce la faccio in funzione di produzione. Infatti si è ricordato molto il Davide politico, io voglio ricordare anche il Davide che c'è prima. Molti di noi hanno conosciuto Davide in un'altra stagione. Io lo sento descrivere spesso ed è giusto come un moderato, ma guardate, lui viene da una tradizione molto importante in questo paese, la tradizione dei cattolici democratici. Lui nasce, se non ricordo male, in una Firenze dove prende il respiro di quelli che sono ancora gli allievi di La Pira. Ha nel cuore il tema della pace come profezia, ma anche come elemento di realismo politico. Si sarebbe riconosciuto pienamente nelle parole di Papa Francesco di questa stagione. In particolare illuminare le periferie stava nel cuore di Davide, intendendo per periferie i luoghi che non si vedono, i luoghi oscurati, i luoghi dove magari il rancore cresce, ma se tu non lo racconti poi non ti accorgi che quel rancore te lo trovi nel centro non di Roma, nel centro della vita quotidiana. Davide fece parte anche con un nome che io vorrei ricordare qua, Paolo Giuntella, uno dei suoi più cari amici era Paolo Giuntella. Assieme fecero straordinarie iniziative la Rosa Bianca, è il movimento che nasce in Germania contro il nazismo. Davide ha avuto delle parole chiave nella sua vita. Una è la parola pace, oggi più che mai attuale. L'altra è la parola solidarietà, intesa come pratica di vita quotidiana. E cioè l'idea che se vedi qualcuno che si ferma, che sta a terra, invece di calpestarlo, magari gli dai la mano, lo alzi. Davide che ce l'ha fatta in silenzio e con rara modestia. Io ho sempre detto che una cosa mi ha colpito di Davide. Ha salito lentamente, ha salito le scale del potere. Però lui non si è mai dimenticato del primo gradino e neanche della cantina dove magari ci stavano gli immigrati, ci stavano quelli nati dalla parte sbagliata del mondo. Si è sempre posto il problema di come la politica potesse tirar fuori dalla cantina l'ultimo. Non è così. Non è così semplice salire le scale e dimenticarti che c'è qualcuno che non riesce a fare neanche il primo gradino. Per disabilità di varia natura, politica, sociale, fisica. Davide, questo è quello che vuole, è una cosa che vuole fare il Presidente della Federazione. Noi non possiamo dimenticare che in tutte le battaglie per la libertà di informazione, compreso il famoso Dito Bulgaro, Davide non è mai scappato. Perché vedete, moderazione e moderatismo non sono parole che hanno una parentela. La moderazione è la mitezza dell'animo e l'individuazione del percorso. Il moderatismo è un'ideologia che ti porta talvolta a non vedere perché tieni famiglia e fai finta di non sapere. Davide questo non l'ha mai fatto. Anche quando era presidente del Parlamento europeo, lui è stato presente a tutte le iniziative. Vi do anche, spero che vada in porto, la presidente del Parlamento europeo, Robert Metsola, che è venuta a questa grande iniziativa, si è collegata a Ronchi dei Legionari, ha detto: noi speriamo nei prossimi giorni di portare finalmente a compimento la prima direttiva europea a tutela dei cronisti minacciati, a tutela dei precari, contro quelle querele bavaglio utilizzate per impedire al cronista di scrivere. E quella direttiva, se andrà in porto, porterà due nomi di grande valore. Uno è Daphne Caruana Galizia, che attende Verità e Giustizia, e l'altro è il nome di Davide Sassoli, perché lui l'ha costruita nel tempo. Un grazie, infine ho finito, guardate perché avete fatto una cosa bellissima. Io lo so che c'è qualcuno che soffia dalle orecchie degli amministratori sempre, lo so. Fatto male quel mestiere, lo so. A che servono le panchine? Diteglielo, che non sanno quello che dicono, per usare un'espressione mia. Non sanno quello che dicono. Chiedetelo alla famiglia Regeni, se conta ancora quel giallo che chiede verità e giustizia. Chiedetelo alla famiglia di Zacchi. Chiedetelo alla famiglia che purtroppo non c'è più di Ilaria Alpi e Miran Rovati, che dicevano ogni volta: fate una cortesia, quando non ci saremo, mettetelo sulle spalle. Il ricordo è trasformato in azione politica. Questa panchina avrà un grandissimo valore, perché chi passerà, non oggi, nel tempo, chi oggi non sa nulla, almeno dirà: ma chi era Davide Sassoli?
lo chiederà, lo saprà, e lui vivrà non nella retorica mia o di altri, ma vivrà perché ha lasciato dei semi che oggi voi legate alla banchina e a mille altre attività che state facendo. E grazie finale, perché guardate, la scelta di farla qua, e lo avete già detto, lo hai detto tu molto bene, io sono molto... la scelta di farlo vicino a quella là, la scelta di farlo vicino al luogo dove si ricordano le donne e gli uomini che hanno riconquistato la Costituzione, che so che alcuni spiace, ma è antifascista, è antirazzista. Credo che dovunque sia Davide in questo momento non potrà che essere felice di averlo accostato alle donne e agli uomini che hanno riconquistato la libertà. Grazie. Grazie mille Giuseppe. Davvero. Adesso la parola a Marta Leonori per la Regione Lazio. Grazie, io voglio ringraziare intanto il municipio per questa iniziativa, quindi Monica e le amiche e gli amici del municipio, le amiche e gli amici di David che sono qui, familiari. Oggi è un bellissimo momento perché, come veniva ricordato, la panchina è un simbolo importante, è simbolo di riflessione, di accoglienza, anche di qualche momento di riposo, ma è un simbolo di quotidianità. Ecco, questo è un modo per ricordare David nella sua quotidianità. A me legava a lui un pezzo di storia comune, anche quella di Piero e di Agesci, un pezzo di vita politica, ognuno di noi l'ha conosciuto in momenti diversi. Oggi anche intervenire qui come esponente del Partito Democratico, un partito che con una semplicità, immediatezza, ha deciso di dedicare molti dei suoi luoghi proprio a quell'esponente che abbiamo avuto la fortuna di avere come uno dei leader del nostro partito, perché ci ricordasse quelle caratteristiche che adesso ci ha detto Giulietta. Una moderazione nei modi che però non era mancanza di determinazione e anche di radicalità nelle scelte. Nelle sue ultime battaglie c'è stato il famoso sentirsi persona non guarita, e quando lui ha risposto nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento europeo o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia, le minacce non ci zittiranno. Come ha scritto Tolstoi, non c'è grandezza dove non c'è verità. Ecco, questo è stato un esempio molto importante. Grazie mille, grazie a Marta, grazie a Giuseppe. Allora, prima di invitarvi a seguire questa iniziativa presso la sede Industrie Fluviali, a qualche centinaio di metri da qua, dove potremmo fare una riflessione comune, invito Giuseppe e Marta a essere qua accanto a me e scoprire questa panchina. Voglio leggere perché siamo vicini. Questa è la panchina bianca che abbiamo voluto scegliere come simbolo in questa giornata, insieme a Monica, insieme a tutti coloro che hanno collaborato per questa iniziativa. Proprio David Sassoli installò la prima panchina bianca a Roma, al ghetto qua a Roma, abbiamo voluto ripiegarla qua e apporre questa scritta: Roma 3 maggio 2022, giornata mondiale della libertà di stampa. E tratto dal discorso pronunciato da David Sassoli il 23 dicembre 2021 questa frase: la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie. E ricordo di Davide.